L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 9, 200, 250, 273, 274, 200, 349, 369, 404, 463, 494, 525, 604, 606, 647, 707, 794, 836, 886, 945, 1204, 1269, 1443, 2376, 2495, 2794, 3264, modifiche alla legge 5 febbraio 1992, numero 91, in materia di cittadinanza. Ricordo che nella seduta dell'8 ottobre si è concluso l'esame dell'ordine del giorno. Passiamo al voto finale. Ricordo che è stata disposta la ripresa televisiva diretta delle dichiarazioni di voto finale dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Marco Di Lello. Prego, deputato. Grazie signora Presidente. Con il voto di oggi facciamo un passo in avanti per rendere l'Italia paese più civile, più giusto, anche più ricco. Più civile perché finalmente riconosciamo a chi nasce in Italia da genitori che pagano le tasse in Italia, a bambini che vanno a scuola con i nostri figli e parlano la nostra lingua di essere italiani. Cancelliamo un'ingiustizia, riconosciamo un diritto. Dobbiamo esserne orgogliosi. È una scelta di equità, ma anche di lungimiranza. In un'epoca di guerre di religioni, di conflitti etnici, di grandi migrazioni, noi, l'Italia, scegliamo la strada dell'integrazione, dell'accoglienza sostenibile. Cancelliamo le diseguaglianze senza per questo rinunciare a valorizzare le diversità. È dunque una scelta di civiltà, di integrazione, di equità che è tutta nell'interesse anche economico del nostro Paese. Siamo, l'Italia, tra i Paesi più vecchi del vecchio continente, un'Europa che spesso appare stanca. E già oggi